Siano lodati Gesù e Maria. Le letture che abbiamo ascoltato sono molto belle perché a titolo diverso ci danno fondamentalmente una medesima bella notizia. Ecco, che è possibile, se si vuole, cambiare. San Paolo ci ha ricordato nella prima lettura i suoi cambiamenti, passato da un perfetto osservante israelita, pieno di zelo anche nel perseguitare la Chiesa, ad un apostolo, dire cose che riteneva spiritualmente significative, sono un bel giorno diventate senza nessun valore di fronte alla ricchezza portata da nostro Signore Gesù Cristo. E le due parabole evangeliche della pecorella smarrita e della dracma perduta ci ricordano ancora ciò con cui Gesù conclude le due esortazioni. Vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si converte, e c'è gioia agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. La conversione implica proprio un cambiamento di mentalità, qui segue un cambiamento di vita. Ecco. È bellissimo, il sacerdote ha visto molte volte in tanti cuori veramente delle conversioni strepitose, grandi. Cioè, la grande conversione è quando una persona passa da uno stato di lontananza dal Signore, quindi di inimicizia o proprio di buio totale, ha una vita evidentemente cristiana attiva. Sono un pochino più difficili le piccole conversioni, quelle sono un po' più difficili, amici miei. Quindi dopo la grande conversione non è finito, perché purtroppo fino a quando siamo qui in questo mondo, poi c'è da tenere sempre spalancate le porte dell'anima e le finestre alla luce del Signore che viene, perché ci possa far vedere le tante piccole cose in cui dobbiamo crescere e migliorarci. Sant'Ignazio diceva che una persona non sta ancora ben instradata verso la santità se non si vede fare progressi sul difetto predominante. Mi fa una bella domanda. Noi lo sappiamo qual è il nostro difetto predominante, qual è la cosa che ricorre di più, che mi caratterizza di più e che certamente al Signore non piace, su cui occorre fare un lavoro di continuo reset. Ecco, è fondamentale camminare in questo spirito. Come si fa? Responsorio del Salmo responsoriale. Oggi il Salmo responsoriale era molto bello, soprattutto il ritornello abbastanza azzeccato. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cioè, le persone cambiano, questo ve lo dico proprio, quando sinceramente cercano il Signore e la sua volontà. Perché se non si cerca sinceramente il Signore e la sua volontà, non si cambia, amici miei. Perché certe cose sono talmente radicate, incancrenite in noi. Ma quando si cerca sinceramente il Signore e la sua volontà, siamo in ottime mani. Perché Lui piano piano ci prende per mano, ci conduce a vedere dolcemente, gradualmente, tutto ciò che è da correggere, cambiare, santificare, e ci fa camminare. Quindi la cosa fondamentale, un altro salmo dice: beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Il santo viaggio sarebbe, parafrasiamo, il viaggio della santità, il viaggio santo, cioè il viaggio che ci porta verso la santità. Se c'è questa cosa sincera, piano piano il Signore ci aiuta. L'importante è che siamo sempre consapevoli, e attenzione, che sono innumerevoli, cioè che se ci potessimo vedere con gli occhi con cui ci vede il nostro Signore, che ringraziamo Dio che non è possibile, ricordiamo sempre una frase che dice a Santa Faustina, e la ricordo spesso, la ripeto spesso, a Santa Faustina, dice: se tu conoscessi fino in fondo l'abisso della tua miseria, moriresti di dolore. Santa Faustina. Morta a 33 anni, quindi veramente una campionessa di santità. Figuriamoci se lo conoscessi io, fino in fondo all'abisso della mia miseria. Quindi, no? Quindi, ecco, in questa consapevolezza camminiamo sempre nella gioia. Gioisca il Signore di chi cerca il Signore. Il cuore di chi cerca il Signore dice: cercate il Signore alla sua potenza, gloriatevi del suo santo nome. Siate felici perché se state cercando il Signore, piano piano il Signore ci porta e ci guida. Lui desidera il nostro cambiamento in meglio molto più
di quanto lo desideriamo noi, sa dove dobbiamo intervenire e sa come aiutarci. L'importante è che sinceramente desideriamo di stare con Lui dalla parte sua e al resto confidiamo che ci pensi piano piano Lui. Siamo lodati Gesù e Maria.